Hey, Shalawan. Shalawan. Noi siamo qui di nuovo per le strade, per le vie, insegnando la sana dottrina, la verità della Sacra Scrittura. E prima di iniziare vogliamo dare tutta la gloria, il potere e le adorazioni all'unico e vero potere vivente, Yahawah Ba'ashem, Yahawah Shai Ba'ashem Kakudash. I nostri doppi onori agli anziani e apostoli della Great Millstone GMS per averci insegnato questa verità e per il loro ministero al servizio di Yahawah Yahawah Shai. E salutiamo gli eletti della casa di Israele, coloro che predicano questa verità in sincerità e umiltà, ai nostri Akiam che sono dispersi nei quattro punti della terra, che ascoltano e mettono in pratica le parole della verità e che servono il Signore Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai. Shalom, che significa pace agli eletti della casa di Israele. Noi siamo il vero popolo di Israele, siamo il popolo della Sacra Scrittura, siamo il popolo di Israele disperso per i quattro punti della terra, oggi riconosciuti per la maggior parte tra i così chiamati negri, latini, taino, indios e nativi indiani d'America. Il popolo di Israele che viene risvegliato, viene chiamato, avvertito a tornare indietro, a tornare al loro potere vivente, all'unico e vero Dio vivente, ok? Perché il Dio delle chiese, il Dio delle religioni è un falso, non esiste, ok? È un demone, è un diavolo, è un ingannatore, è un avversario. Noi vi presentiamo il vero Dio vivente, il creatore dei cieli e della terra e di tutto ciò che è in essa, ok? Il suo nome è Yahawah, colui che esiste, significa. È il nome di suo figlio, nel quale noi possiamo servirlo, cercarlo e tornare a lui, è Yahawah Shai, che significa il Salvatore, che oggi il mondo, dall'ignoranza e dall'inganno, chiama con il nome falso e satanico di Gesù Cristo, ok? E conosce con la falsa immagine di Cesare Borgia, il figlio di Papa Alessandro VI, Rodrigo Borgia. Siamo qua a chiamare gli eletti della casa di Israele, a svegliarli nello spirito, a svegliare il loro spirito, che le religioni e le chiese e il sistema oggi ha ucciso, e diamo come nella profezia di Ezechiele, diamo lo spirito a queste ossa secche affinché possano ritornare a servire il loro potere vivente, l'unico e vero Dio vivente, Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai. Vai, questo è il libro di Proverbi, capitolo 1, versetto 7. Il timore del Signore Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai è il principio della scienza. Gli stolti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Ascolta, figlio mio, l'istruzione di padre e non rifiutare l'insegnamento di tua madre, okay? Poiché saranno un rifugio di grazia sul tuo capo e monili al tuo collo. Okay. Questo è il timore del Signore, come dice il fratello. Il timore del Signore. Oggi chi è che ha timore del Signore? Eh? Se la Chiesa vi ha presentato un Dio effeminato, vi ha presentato un Dio al quale tutto potete, tanto vi è perdonato. Il figlio si è venuto a sacrificare per i vostri peccati, quindi siete a posto. Non dovete temere niente, anzi. L'unica cosa che vi insegnano è a come diventare effeminati, anche voi. Questo, quindi dov'è il timore del Signore? Il timore del Signore? Il timore di colui che esiste, colui che ha il potere della vita e della morte, colui che dà il male e del bene, dalla disgrazia e dalla salvezza. Dov'è il timore di colui che esiste? Vai. Questo è il libro di Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 11. Iniziamo dal versetto 11. Ok. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, poiché l'iniquità aumenterà, l'amore dei più si raffredderà. Ma chi avrà perseverato sino alla fine sarà salvato. E questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo, affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Verrà la fine quando sarà portata la testimonianza di questo Vangelo e di questa verità. Ma rileggimi l'inizio, il primo punto. Allora, questo è il libro di Vangelo di Matteo, capitolo 24, versetto 11. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. E qua era Yahawah Shai che sta parlando, il nostro Signore Salvatore. Quando dice molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti, basta vedere ad oggi nel mondo chi sono i molti che sono stati sedotti. Dove va la massa? La massa va dietro alle religioni. Il capo, la setta numero uno al mondo è il cristianesimo, i cattolici sono la setta numero uno al mondo. E quindi sono i molti falsi profeti, molti falsi predicatori
che predicano una falsa dottrina in un nome falso. Naturalmente, se non c'è verità in loro, ma come ci dice la, prendiamo il precetto di Giovanni al capitolo 2 versetto 4, dice: chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui. Quindi basta solo osservare chi osserva i comandamenti del Padre e vedere come le religioni, le sette, non osservano i comandamenti e quindi non c'è la verità in loro. Perché? Perché la loro dottrina, il loro insegnamento è per portarvi fuori. Ho precetto per te. Vai, questo è il libro di Matteo capitolo 7 versetto 13. Entrate per la porta stretta, poiché larga è la porta e spaziosa la via che conduce alla perdizione, e molti sono quelli che entrano per essa. Quanto stretta è la porta e angusta la via che conduce alla vita, e poiché sono quelli che lo pochi sono quelli che lo trovano. Molti sono quelli che trovano la strada che porta alla perdizione. Era quello che dicevi prima. Quello che dicevo prima, basta osservare il mondo e vedere questi molti dove vanno, vedere i molti dove sono diretti. Sono diretti nella strada della perdizione, diretti guidati da ciechi e quindi a cadere, destinati a cadere in un fosso. Come dice il fratello, molti sono, come dice Yahweh Shai, e il fratello ci ha letto, sono molti. Quindi o popolo di Israele, o così chiamati oggi negri, latini, taino, nativi indiani d'America, aprite gli occhi, guardate i molti dove vanno. Guardate i molti che sono destinati ad andare in perdizione, in distruzione, ok? E invece vedete dove sono, dove è la verità. Andate a cercare la verità. È l'unica verità che potete trovare, la 100% della verità, dell'intendimento della Sacra Scrittura, lo trovate nella Great New Stone. Sono negli apostoli della Great New Stone. Questo è il libro di Esodo, capitolo 23, versetto 2. Non andare dietro alla folla per fare il male e non deporre il giudizio schierandoti dalla parte della maggioranza per pervertire la giustizia. Ok? Ed è questo, è quello che sta succedendo al mondo di oggi. Ok? Io crescendo mi hanno sempre insegnato che coloro che vanno con la mentalità della massa, ok, vanno con la mentalità delle pecore, ok, che non capiscono niente, sono guidati alla morte. E qui il libro di Esodo capitolo 23 versetto 2 dice: non andare dietro alla folla per fare il male e non deporre il giudizio schierandoti dalla parte della maggioranza per pervertire la giustizia. Ed è quello che sta succedendo oggi. La gente crede che dove è la massa, lì c'è la verità, lì c'è sostanza, ma la massa non ha sostanza. E come avevamo letto prima, stretta e angusta è la porta che porta nella vita eterna, e saranno pochi a trovarlo. E qua, come vediamo, cioè, senza volere, perché ecco, non è che ci prepariamo qualche la lezione per venire fuori ad insegnare. Abbiamo, ok, sì, un'idea, ma però quando iniziamo poi abbiamo parlato di tutt'altro in questo momento, in questi primi minuti di questa lezione abbiamo tirato fuori i precetti dalla Sacra Scrittura che vi dice di non seguire la maggioranza, di non seguire i molti, di non far parte dei molti, ok? Perché quei molti sono i molti che Yahweh Shai sta separando il grano dalla paglia, le pecore dalle capre, e quei molti sono quelli là che sono destinati al fuoco. Come dice, separo il grano dalla paglia, il grano lo porterò nel granaio, mentre la paglia sarà completamente bruciata, ok? Come quindi quando si fa un raccolto, il grano è il buono, è la parte buona. La paglia ne è tanta, di erbacce ne è tanta e sarà bruciato. Quindi ecco, senza organizzare, senza prepararci questo discorso in questi primi minuti, questo è il messaggio che stiamo portando, di non seguire la massa, di non seguire i molti, di non seguire il pensiero e l'insegnamento della società, delle religioni, e quindi di non seguire i molti anche in questo in questa nuova obbligo, restrizione che sta colpendo questi tempi qua, quello là dell'avvelenamento di massa, anche lì è da non seguire i molti, ok? Questo è secondo Timoteo capitolo 4 versetto 3, che dice: infatti verrà il tempo che non sopporteranno più la sana dottrina, ma per prurito di dire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. È quello che sta succedendo, ok?
la gente, la maggior parte delle persone, anzi diciamo la bella maggioranza, non seguono dottrine sane, seguono dottrine di diavoli, di demoni, dottrine che non porta a nessuna fine buona, ok? Dottrine che non hanno solidità sotto, ok? Tanti vanno dietro la New Age, tanti vanno dietro diverse religioni, buddismo e tutte queste cose qui. La nuova religione è quella di scienza, di seguire i scienziati, ok? Ma il padre prende i saggi di questo mondo attraverso the wise in their own libro di Giobbe. Ti appoggio con un precetto appena quello che hai detto. Questo vai. È Matteo capitolo 15, versetto 7, che dice: ipocriti, ben profetizzò di voi il profeta Isaia quando disse: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Invano mi rendono il loro culto insegnando dottrine che sono precetti di uomini. Quello che stava dicendo adesso il fratello. Infatti il fratello ha detto tutto, ha messo la pietra sopra, ok? Le dottrine che molti seguono sono le dottrine degli uomini, uomini che non contano niente, ok? La gente adesso basta farli vedere in TV che sono esperti di chissà cosa, sono professori, sono scienziati. Prendi per piacere il libro di Primo Corinzi, capitolo 26. No, capitolo 1, versetto 26. Okay. Primo Corinzi 1, 26. Ok? Perché molti adesso credono che coloro che sono chiamati professori, esperti in questo e in quello, hanno la risposta alla vita eterna, ok? La risposta alla vita eterna si trova solamente nella Bibbia, ok? Tutti possono avere la Bibbia, ma questa risposta è data solamente a pochi, come abbiamo letto prima. Perciò la massa preferisce seguire attraverso quello che vede con gli occhi, i così chiamati grandi della società, i così più potenti della società, coloro che sono stati stimati più intelligenti nella società. È quello che stai prendendo? Sì, ce l'ho, stavo leggendo un altro. This is what I was looking for. Ok, libro di Corinzi, Primo Corinzi, capitolo 1, 26-27. Se Primo Corinzi, capitolo 1, versetto 26, che dice: infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, né molti potenti, né molti nobili. Ma Yahweh Bashem, Yahweh Shai, ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Yahweh Bashem, Yahweh Shai, ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Khan, noi siamo i deboli del mondo, il padre ci ha scelto per insegnare queste cose. Infatti la gente passa e ci vedono come dei pazzi, ok? Perché lo dice la scrittura. Ecco perché dovete fare attenzione, come abbiamo letto prima, dal libro di Matteo, capitolo 24, 11. State attenti dai falsi profeti che vengono, ok? In mantello di oro e tutto, ok? Sembrando bello al di là di fuori, ma dentro sono delle casse di ossa morta, ok? C'è anche il precetto di Primo Corinzi, capitolo 3, versetto 19. Primo Corinzi capitolo 3 versetto 19 dice: perché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Yahweh Bashem Yahweh Shai. Infatti è scritto: egli prende i sapienti nella loro astuzia, e altrove il Signore conosce i pensieri dei sapienti, sa che sono vani. Khan, i pensieri e i commenti di questi così chiamati sapienti di questo mondo, come vedete sui giornali, che vi stanno chiamando tutti, vi stanno pregando di prendere queste acque di Vanessa, ok? Che vi stanno promettendo un futuro, una generazione EU o qualunque cosa che lo chiamano, ok? Questi sapienti non sanno nulla, sono nulla. Stanno promettendo illusione. Proprio. Stanno promettendo illusione. E noi ecco, siamo qua a portarvi la verità della Sacra Bibbia. Siamo qua a portarvi la 100% la verità e il vero intendimento delle Sacre Scritture. Ho un precetto per te. Vai a... Per quello che hai appena detto, questo è il libro di Primo Corinzi capitolo 2 versetto 6, e dice: tuttavia a quelli tra di voi che sono maturi esponiamo
una sapienza, però non una sapienza di questo mondo, né dei dominatori di questo mondo, i quali stanno per essere annientati, ma esponiamo la sapienza di Yahweh Hashem Yahweh Shai, misteriosa e nascosta. Ah, ok? Questa è la sapienza e la conoscenza che portiamo nelle strade e per le vie, non in edificio, non in nessuna chiesa, in nessuna religione. Portiamo questa verità, la portiamo per le vie e per le strade, così come è profetizzato nella Sacra Scrittura. Quali sono? Allora, ripeto, questo è il libro di Primo Lettera ai Corinzi, capitolo 2, versetto 6. Tuttavia, a quelli tra di voi che sono maturi, esponiamo una sapienza, però non una sapienza di questo mondo, non dei dominatori di questo mondo. È bellissimo perché parla dei dominatori di questo mondo qui, ok? Noi non diamo la sapienza dei dominatori di questo mondo, come abbiamo detto prima, i così chiamati esperti che fanno vedere in TV, i così chiamati scienziati che chiamano in TV, che vi fanno vedere che questi sono i veri sapienti. La Bibbia dice, tuttavia, a quelli tra di voi che sono maturi, esponiamo una sapienza. A quelli maturi sono coloro che hanno cercato con sincerità questa verità, hanno appoggiato il giogo di questo mondo e hanno scelto di portare la croce dietro e seguire Yahweh Shai, mollare tutte le menzogne di questo mondo, essere bambini rinati. Solo voi essere... non portate la croce, no? Noi dobbiamo portare tutta la croce. Ok, bene, e leggo. Però, comunque, tu, comunque quando parliamo della sapienza torniamo a ciò che abbiamo preso via prima nel libro dei Proverbi, capitolo 1, versetto 7, perché è il timore del Signore la sapienza, il principio della sapienza. Quindi noi non possiamo ricevere sapienza se prima non conosciamo l'Altissimo e lo temiamo l'Altissimo. Infatti vai a leggere dal primo di Proverbi, leggi da versetto 1, da capitolo 1, leggi da versetto 1 e andiamo giù. Questo è Proverbi, capitolo 1, versetto 1, dice, vai dal Corano. Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele, perché l'uomo, che vogliamo fare? No, di Davide. Che vogliamo fare? De Salmone, di Salmone. Tu adesso che cosa vuoi fare qui? Io non lo so, io ascolto. Stai parlando, stai interrompendo, io sto parlando e tu interrompi. Non ti interrompo. Allora non interrompi, sì, devi ascoltare. Sei robot? Sei robot, tu devi essere per dire parola di Dio, no? Tu devi ascoltare, tu devi ascoltare, devi interrompere. E tu quando vai in chiesa vai a interrompere il tuo prete. Quando il prete parla tu lo interrompi. Io non vado in chiesa. E allora perché vieni? Allora che religione sei tu? Nessuna religione. Ah, ok, allora. E cosa tu credi nella Bibbia? Sì. Credi nella Bibbia? Sì. Allora stai e. Allora ascolta. Credo anche in Corano, credo anche in Talmud, credo in tutto. Allora non qua, questo, è complicato, no? Se sei complicato per questo posto non fa parte per te, perché qui è per solo chi crede solamente in questo libro qui. Se credi in Talmud, se credi in Coran, perché tutti puoi andare dal Signore, no? Là, perché il Signore là che penso che crede in tutto lo come so, te. La, Signore dai, là. Andiamo avanti. Questo è il libro di Proverbi, capitolo 1, versetto 1. Salmone, sì, vai. Salamone. Qua stiamo insegnando ciò che a te non interessa, ok? No, io ho letto quello. Ok, sai, letto, cammina. Perché vuole ascoltare di me. Ok, allora ascolta in silenzio. Bene, bene. Ciao, bravo. Proverbi di Salomone, figlio di Davide, re di Israele. Perché l'uomo conosca la saggezza, l'istruzione e comprenda i detti sensati. Can, allora... questi proverbi, queste scritture sono state date a noi perché l'uomo possa capire cosa? I detti sensati. Ok, i detti sensati, perché questo libro è pieno di detti sensati. Se non ti è dato lo spirito, ok, che chiamiamo la Ruach HaKodesh dal Padre, non lo puoi decifrare. Perciò questo libro non sono i così chiamati preti grossi della società, quelli che hanno fatto più studi, che lo possono decifrare, ok? No, torniamo sempre a quello che abbiamo letto prima nel primo libro di Corinzi, ok? Questa verità è data ai viti, no? Minori. Le viti si chiamano, no? Vai. Prima le viti si chiamavano, no? Perché, versetto 3, perché riceva insegnamento sul buon senso, la giustizia, l'equità, la rettitudine. Ricevere insegnamento sul buon senso, ok? Vai.
per dare accorgimento ai semplici e conoscenza e riflessione al giovane. Per dare accorgimento ai semplici, ok? La gente che crede di essere complicata di questo mondo qui, che crede in Talmud, che crede in Corano, si parla di semplicità qui, ok? Se credi in tutte queste cose qui, questa verità non fa per te, ok? Perché vedi, per i semplici, ok? È inutile che noi andiamo a cercare cose troppo forti e profonde per noi, quando non abbiamo neanche capito un minimo versetto di cosa abbiamo davanti. Giusto. Questo è stoltezza questo qui. Vai. Giusto. Il saggio ascolterà e accrescerà il suo sapere. L'uomo intelligente ne otterrà buone direttive per capire proverbi e allegorie, le parole dei saggi e i loro enigmi. Khan, tieni fermo e prendi un precetto veloce sul libro di Isaia, capitolo 34, versetto 16. Ok? Dopo torniamo su questo versetto che hai detto prima. E questo è per te che credi in Corano, che credi nel Talmud, ok? Ma io credo solo nel... Vai, leggi. Nostro Padre e in Domino nostro Gesù Cristo. Vai. Cercate, questo è Isaia capitolo 34, versetto 16. Cercate nel libro del Signore Yahawah Ba'ashem Yahawah Shai e leggete. Nessuna di quelle bestie vi mancherà, nessuna sarà priva della sua compagna, poiché la sua bocca l'ha comandato e il suo soffio li radunerà. No, infatti, puoi ripetere? Questa allora, cosa. Quella spiegazione. Io non ho capito niente qua. 34? Sì, lo capirò. Qua non ho capito niente. 34, 16. Li puoi ripetere, forse capisco allora, qualcosa. Allora, questo è il libro di Isaia, capitolo 34, versetto 16. Cercate nel libro del Signore e leggete. Qual è il libro del Signore? Questo è il libro del Signore. Ok, questo è il libro che ha dato a Mosè, ok? Ok, sì, sono in legge e statuti che governano noi uomini, ok? E tutti gli esseri viventi di questa pianeta qui. Dice, nessuno sarà privata della sua compagna, poiché la sua bocca l'ha comandato e il suo soffio li radunerà, ok? Nessuna parola scritta qui verrà mancata. Si compierà tutto, ok? I cieli e la terra andranno via, ma le parole del Padre rimarranno. Perciò non c'è un altro libro sulla faccia della terra che sia più importante della Bibbia. Non c'è nessun altro libro. Andrà parola del Signore. Tutti gli altri libri non hanno nessun valore, ok? Se non è questo libro qui. Vai, Salmi, torniamo a Proverbi. Sono tanti libri, no? I proverbi sono tanti. Ascolta. Samuele, de tanti. Il versetto che avevi letto prima, l'intelligenza. Vediamo. Proverbi capitolo 1, versetto 5 dice: il saggio ascolterà e accrescerà il suo sapere. Khan, il saggio ascolterà e crescerà il suo sapere. Ok? Il saggio ascolterà e crescerà il suo sapere. Ecco il motivo perché il Padre ci ha dato due orecchie, dove due occhi, saggi, okay? No. E io una bocca, dove una bocca questi... per stare zitto e ascoltare di più e osservare no, di più. Padre, il Padre dove non ci ha dato due bocche. No. Ma se tu devi continuare così, guarda, puoi andare avanti. Perché no, noi stiamo ascolto. No, stiamo insegnando, devi stare proprio muto. Dire qualcosa, no? Sì, ma quello non parli sopra, se hai una domanda alza la mano e facciamo... Alza la mano, saggi, dove sono questi saggi? Ok, i saggi sono coloro, saggi sono coloro che fanno la volontà del Padre e la volontà del Padre si trova in questo libro qui. Volontà di Padre osservare è quello di osservare i suoi comandamenti al meglio della nostra capacità. Sono 12, altra cosa. No, altra... non sono 12, sbagli, sono 613 comandamenti in questo libro qui. Vedi che non la conosci? Sono 613. No? Vedi che non la conosci? Perciò andiamo avanti. Leggi sempre là. Il saggio ascolterà e accrescerà il suo sapere. Khan, il saggio ascolterà e accrescerà il suo sapere, ok? Come nominavo prima. Siamo dati due orecchie per ascoltare di più e parlare meno, ok? Non dobbiamo parlare, dobbiamo ascoltare, ok? Noi dobbiamo pensare, no. L'uomo intelligente ne otterrà buone direttive per capire i proverbi e le allegorie. E come farà a ottenere? Solo galera, ascoltare. Solo galera, no. Attraverso l'ascolto, l'uomo giusto otterrà la sapienza,
Quindi se tu parli sempre e non ascolti, farai fatica a capire certe cose, ok? Perché ecco perché hai due orecchie, come te lo dico sempre, per ascoltare di più e parlare meno. Grazie a Dio che ce l'ho queste orecchie. No, e per arrivare a questo punto che siamo, per capire queste scritture, abbiamo dovuto tacere e ascoltare i nostri insegnanti per molto tempo, ok? Abbiamo imparato da loro, poi abbiamo avuto la sapienza per venire fuori anche a tramandare questa cosa che abbiamo imparato, ok, ad altri. Meglio che non era questa cosa. Ok? Meglio non era giusto, questa cosa. Vai. Questo è il versetto 7 che dice: il timore del Signore è il principio della scienza. Gli sorti disprezzano la saggezza e l'istruzione. Ragione, non serve niente. Timore, il timore, il timore del Padre, Yahweh Hashem Yahweh Shai. Vedi, no? È l'inizio della sapienza. Timore e timore. Se sei timore, stai zitto adesso, perché noi stiamo parlando dalla parola del Signore. Quindi tu stai interrompendo la parola del Signore, capisci? Il timore è stare zitto ad ascoltare. Non puoi andare a interrompere, capisci? Non puoi interrompere. Ma tu adesso cosa, qua, adesso, in questo momento, cosa stai facendo qui? Io ascolto voi. Ma mi pare che stai parlando invece, posso di ascoltare. Stai parlando. Parli, interrompi, dobbiamo parli. Parlare, no? No, voi no, dovete no. Noi siamo, non, me, no? Noi non siamo qui. Noi non che deve fare? Io seminare un tu seno? Adesso qua, tu se vieni dimmi qua, che deve fare io? Tu ascolti. Di che deve fare io? Seminare un assegno? Qui devi, qui, ascolta. Se tu vuoi stare qui, se vuoi stare qui, ascolti e non parli. Non vedi che non c'è nessuno, cazzo. No, non ci serve nessuno. Non c'è nessuno, se vuoi stare qui, devi stare zitto e muto. Vedi, c'è qualcuno. Meglio nessuno che te, capisci? Hai capito? Perché non vuoi ascoltare, devi stare zitto in assoluto. Non posso stare zitto. E se non puoi stare zitto, vai via, perché devi stare con noi? Noi vogliamo stare da soli, non vogliamo che... Forse ti voglio fermare un... Non mi serve niente, non ci voglio, non abbiamo bisogno di quello, ok? Se tu hai questo atteggiamento, puoi anche andare via, ok? Perché stai interrompendo. Devi stare zitto, perché se parli, se continui a parlare... 5 minuti e vieni, guarda, ma... 5 minuti sto lì e dopo vai. Mamma mia, stai zitto e dopo vai via, infatti, meglio. Allora, torniamo nel libro di Mattia. Matteo, scusami. Il libro di Matteo che leggevamo prima, capitolo 24, ok? Eravamo fermati al versetto 14, ok? E lì se vuoi commentare... Anzi, se arrivo subito, devo tirare fuori un precetto. Riguardo sempre i libri di Matteo? No, riguardo a chi non vuole ascoltare. Sì. Dai, andiamo avanti con Matteo là. 24, ok. Beh sì, quello che ci siamo prefissati oggi è quello là di portare avanti il Vangelo, la profezia che Yahweh Shai ha parlato in Matteo 24. Poi comunque sappiamo che siamo qui nel regno dei malvagi, nel regno dei diavoli, nel regno degli ingannatori, e non ci facciamo dare, non ci facciamo portare via l'energia con il quale veniamo a portare la verità della Sacra Bibbia qui per le strade, ok? E ci siamo fermati l'altra volta al capitolo 14, al versetto 14, scusate, Matteo 24, 14 dice che quando questo Vangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché ne sia resa testimonianza a tutte le genti, allora verrà la fine. Infatti questo Vangelo è stato predicato a tutto il mondo, come abbiamo spiegato la settimana scorsa, libro di Salmi 19, ok? Attraverso l'internet questa verità è arrivata dappertutto il mondo, in tutte le lingue, ok? Abbiamo fratelli come noi che sono nelle Americhe, che sono in Africa, che sono nei Caraibi, sono per le strade e insegnano questa verità qui.
Ok, abbiamo l'internet che il Padre ha creato per spingere questa verità su tutti i quattro punti della terra, ok? Perciò questo è per i così chiamati mormoni, i testimoni di Geova che credono che questa verità non è ancora arrivata dappertutto. Svegliatevi. Giusto. Perché cosa dice? Una volta che questa verità arriva in tutti i quattro punti del mondo, della terra, arriverà la fine, ok? E sapete cosa è la fine? Non è un giorno di risate, non è un giorno di balli, non è un giorno di felicità, è un giorno di distruzione, ok? Giusto. Vai. E questa affinché si adempia la profezia di Yahweh Shai, Matteo 24, versetto 15 dice: quando dunque vedrete l'abominazione della desolazione della quale ha parlato il profeta Daniele, posta in luogo santo, e chi legge faccia attenzione. Ok, infatti qui si dice l'abominazione in desolazione di cui ha parlato Daniele. Questo racconto si trova nel libro di Daniele 9:27, ok? Quel tempio sta parlando di Antioco, ok? Si trova il racconto nel primo libro di Maccabei, ma non andiamo lì. Ma la parola che è lì dice: chi legge capisca, perché non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Queste cose sono successe una volta, quei spiriti hanno vissuto e quei spiriti sono presenti qui anche oggi. Giusto. Ok? Ed è successo durante i 70 dopo la morte di Yahweh Shai, quando i romani sono entrati in Gerusalemme a saccheggiarlo, ok? Questa stessa cosa è già successo per la seconda volta, ok? Ed è quello che diceva ai suoi apostoli, ok? Lui riferiva sia in quel tempo antico, il tempo che doveva arrivare, che è 70 dopo la sua morte, ok? Una profezia che praticamente si è avverata. Si è avverata, cioè, sì. Infatti questo, il capitolo 24 di Matteo, sono tutte le profezie, tutte le cose che annunciava il Signore che sono avverate, si sono avverate e stiamo vivendo proprio negli ultimi tempi di Matteo 24. E altri devono ancora avverare. E questo qua che abbiamo appena letto è un versetto che, come ha detto il fratello, se entriamo nella storia e andiamo troppo nel profondo e teniamo troppo lunga. Sì. E poi Nostro obiettivo è quello là, comunque, di dare per il momento da mangiare il latte. Latte agli eletti della casa di Israele, non la carne. Quella poi viene dopo, come un bambino appena divezzato, come dice in Isaia. Quindi non andiamo a scendere nel profondo storico della desolazione che parla Daniele, che venne a colpire il nostro popolo di Israele. Che, come ha detto il fratello, comunque in gran lunga questa desolazione fu quando vennero i greci a obbligare, come ha detto anche il fratello, sempre nello stesso spirito che sono anche oggi ad obbligare alle loro leggi, e obbligarono il popolo di Israele ad abbandonare le loro leggi per convertirsi alle leggi, al culto dell'ellenismo, al culto di tanti dei e tante filosofie comunque che ti allontanano dalla verità. È lo stesso che succede oggi, è lo stesso che hanno fatto oggi, perché non c'è nulla di nuovo sotto il sole. Continuando, Matteo 24, versetto 16, ci dice: allora quelli che saranno nella Giudea fuggano ai monti, chi sarà sulla terrazza non scenda per prendere quello che è in casa sua, e chi sarà nel campo non torni indietro a prendere la sua veste. E questo parlava di quel tempo quando sono scesi i romani nel 70 avanti... Nel 70 dopo la venuta del Signore. Ok, perché sono venuti dentro la città, hanno fatto un bel massacro, tanti sono fuggiti. Ok, e sta dicendo non tornare a prendere quello che manca, se no sarai morto. È la stessa cosa, sta parlando anche di giorno d'oggi, ok? E come sta parlando di giorno d'oggi? Tanti che ci tengono a questo mondo qui, che non vogliono mollare niente, ok? Vedono che la fine sta arrivando, stiamo qui facendo vedere la verità dalle scritture, delle cose che stanno succedendo, invece mollare certe cose, vogliono tornare a prendere quelle cose lì e saranno prese della distruzione che arriva, ok? E tu comunque parlavi delle filosofie che hanno fatto preso. Questo è un precetto per te nel libro di Apocalisse. Non volevo tornare, ma già che ci siamo ancora, non sono andato troppo. 3. Allora, parlava che il fratello dice che stanno imponendo le loro leggi, ok? Che è molto importante che diciamo qualcosa anche riguardo. Sì, queste leggi
ok? Stanno imponendo adesso, ora non puoi andare a certe poste senza quella carta là, sapete? Senza il pass. Ok? Non potete lavorare senza prendere le acque di Vanessa, ok? E qui questo è il libro di Apocalisse, capitolo 18, versetto 3, dice: perché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, e i re della terra hanno fornicato con lei, e i mercanti della terra si sono arricchiti con gli eccessi del suo lusso. Tutti stanno zitto, ok? E infatti si dice un ordine mondiale nuovo, e stanno andando tutti sulla stessa direzione. Ciò che viene detto qui viene detto anche in Germania, viene detto in Francia, viene detto in America, perché hanno dato tutti i propri poteri a questa bestia qui, ok? Vai avanti. Versetto 19: guai alle donne che saranno incinte e a quelle che allatteranno in quei giorni. Pregate che la vostra fuga non avvenga né d'inverno né di sabato, perché vi sarà una grande tribolazione, quale non v'è stata dal principio del mondo fino ad ora, né mai vi sarà più. E qua stiamo... sta parlando sempre del passato e sta parlando anche del futuro, di quello che arriverà. E venerdì la Corano, vedo domenica la, noi cristiani come facciamo? Vai a sabato, no, da qui di venerdì a Corano, vede domenica da noi a cristiano, come facciamo, no? Ciao, grazie. Grazie. No, grazie. Credimi, io sono credente in Dio. Ok. Molto credente. Bene. Però diciamo così, è quello. Come facciamo? No? E questo, tornando nel libro di Apocalisse, capitolo 18, ok, versetto 3, che ho letto prima, questo è un bel esempio, ok? Poiché tutte le nazioni hanno bevuto del vino della sua prostituzione furente, ok? Questo vino sono le filosofie, ok? Tanti hanno diverse filosofie, ma qualunque filosofia fuori da questo libro non è dottrina. Filosofie, okay? Che poi hanno ubriacato. C'è tanto. Perché comunque queste, quando parla di calice, di dottrine, di filosofie, che hanno ubriacato. E quando sei ubriaco cosa fai? Sei confuso. Sei confuso. Quindi è lo stesso quando le persone parlano della loro fede o del loro culto, sono confuse, non sanno neanche più loro in cosa sono credono. Sono confusi perché hanno ignorato il passaggio, hanno ignorato la verità che viene dalle scritture, il libro dei statuti e leggi, ok? Quindi questo versetto che abbiamo letto, che va da Matteo 24, 16 fino a Matteo 24, 21, anche 22, che se andiamo a leggere, parla comunque di quel periodo storico, di quando l'impero romano con Titus, dopo la venuta del 70, dopo la venuta del Signore, sono venuti a conquistare Gerusalemme, e non è stata una conquista amichevole. Non amichevole, non è stata una conquista, diciamo, come le altre, con una semplice guerra, ma è stata proprio atroce. Perché prima di tutto hanno circondato Gerusalemme, li hanno lasciati senza acqua, senza cibo, e poi dopo hanno sterminato e bruciato e distrutto completamente anche il Tempio, perché la 70 dopo la venuta del Signore con Titus è dove sono venuti a saccheggiare e a distruggere Gerusalemme, sia quindi il popolo e sia la città santa in sé hanno distrutto in quel periodo là. E questo ha causato la dispersione dei veri figli di Gerusalemme, ha causato la dispersione degli ebrei. Molti sono sfuggiti dalle parti di Africa, molti sono anche sfuggiti dalle parti di Europa, ok? Volevo aggiungere questo. Sì, perché mentre se le prime dispersioni sono avvenute nel 700, prima della venuta del Signore, quando gli Assiri hanno conquistato Samaria e il regno del nord, e sono state le prime dispersioni delle prime 10 tribù di Israele, dopo 150-200 anni con Babilonia, che è andata a conquistare il regno del sud, Giuda e Gerusalemme, c'è stata la seconda dispersione, ma comunque un residuo restava lo stesso. Vai, certo. Questo è il libro di Luca 21, 24, dice:
cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutti i popoli, e Gerusalemme sarà calpestata dai popoli finché i tempi delle nazioni siano compiuti. Ok? Questo comunque, cioè, storicamente anche parlando, quando si entra in una scuola, quando si va a scuola, quando si va a studiare la storia, c'è proprio la storia che è passata per le vie di Gerusalemme, tutte le guerre. Non c'è città al mondo dove ci sono state più guerre come alla città di Gerusalemme. Eppure nei libri di storia, quando tu li apri, non leggi di questo, non leggi per niente. Leggi degli egiziani, leggi dei greci, dei romani. Li stanno insegnando storia moderna. Insegnano la loro storia, perché loro, gli egiziani, greci, romani, sono tutti i greci, romani, discendono tutti da Esaù, Edom, ok? Quindi insegnano la loro storia, perché loro oggi sono al governo, l'autoproclamato uomo bianco è al governo oggi e ti insegna la sua storia. Infatti c'è un detto che dice che vince chi vince scrive la storia. Infatti, oltre a insegnarvi la loro storia, vi insegnano anche il loro culto e vi portano anche il loro Dio, il loro idolo. E infatti per questo che spingono il nome falso e il nome satanico di Gesù Cristo, ok? Perché quello è il loro Dio, è il loro idolo, che discende e deriva da Cristo, da Christus Serapis, da Salachia, da Serapis Christus, ok? Che nel 325, dopo la venuta del Signore, Costantino ha convertito in Jesus Christus. Ma quello è il loro idolo, quello è il loro Dio. Loro sono degli impostori. E come sono degli impostori che oggi si proclamano gli ebrei, quali non sono perché sono Ashkenazi e sono Kazari e vengono dalla discendenza di Amalek, così hanno messo il loro nome falso e il loro idolo al posto del Signore, il figlio dell'Altissimo, Yahweh Shai, colui del quale parla la Bibbia. Sono degli impostori, hanno imposto il loro idolo come figura del nostro Signore. E noi siamo qua a portarvi questa verità, siamo qua a svegliare il popolo di Israele, a dire di uscire da questa menzogna che il mondo vi ha inculcato, ok? Di questo governo che vi ha fatto credere che il figlio dell'Altissimo si chiami Gesù Cristo e che è un bianco dai capelli lunghi, ok? Perché da come è descritto nella Bibbia, il Signore è di colore negro, i capelli bianchi come lana e barba bianca, ok? Precetto. Vai. Questo è il libro di Salmi 49, versetto 11. Pensano che la loro casa dureranno per sempre e che le loro abitazioni siano eterne, perciò danno il loro nome alle terre. Questo è il profeta Isaia che parla qui. Ok? No, questo è Salmi. È Salmi, scusatemi, è il Davide. Davide che sta profetizzando qui di quello che succederà, perché Davide è un re profeta. E si sta avverando oggi, hanno dato il nome alle loro terre e ai loro affari, ai loro culti, alla loro identità. Infatti hanno cambiato i nomi delle nazioni. Per esempio, prima che stavamo parlando della Grecia, Grecia si chiamava Yavan. Ok? Il Cipro si chiamava Kittim, ok? L'America si chiamava Asherat. Azaret, ok? Che vuol dire una terra non abitata, ok? E loro che cosa hanno fatto? Hanno dato il nome di un conquistatore, un impositore, Amerigo Vespucci, all'America. Ecco perché si chiama Africa, America. Africa si chiamava Etiopia in tutto senso, ok? L'hanno dato Leo Scipione Africanus. Infatti c'è la scrittura nel libro di Amos, Ayunas al Chiudeno d'Etiopia. Mi sa che è il libro di Amos, o non mi ricordo, che dice che padre ci ha paragonato ai figli di Etiopia, e lì parla dell'Africa. Infatti se andate a vedere le mappe iniziali, vedete che Africa in sé si chiamava Africa Interior e Inferior, ok? Si chiamava Etiopia, scusatemi, in tutto. Quindi mi cerco... E allora, come oggi, al versetto 22 dice: se quei giorni non fossero stati abbreviati, nessuno scamperebbe, ma a motivo degli eletti quei giorni saranno abbreviati. Allora, come oggi, alla distruzione che prese parte, che accadde nelle terre di Gerusalemme, furono tempi che furono abbreviati per non
per non lasciare che morissero tutti nella distruzione dei Romani, così anche oggi. La scrittura che cercavo era il libro di Amos, come avevo detto, Amos 9:7. E dice, questo è il libro di Amos, capitolo 9, versetto 7. Non siete forse per me come i figli degli Etiopi o figli di Israele? Ok? Dice il Signore Yahweh Shemiaoshai. Questo per farvi capire che tutta l'Africa si chiamava Etiopia. Basta che ci impegniamo un attimo andare a vedere queste storie e vedremo quanto vero e quanto corretto, quanto preciso è la Bibbia. Ok? Scusa, andiamo avanti. Giusto. Versetto 23 dice, allora se qualcuno vi dice il Messia è qui, che sulla scrittura c'è scritto Cristo, Cristo è la traduzione greca di Messia, che può essere anche l'unto. L'unto. Allora se qualcuno vi dice il Messia è qui oppure è là, non lo credete, perché sorgeranno falsi Messia e falsi profeti e faranno grandi segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Ci ha detto chiaro, più chiaro di così, come ce lo doveva dire il Signore, sorgeranno falsi Messia, ok? E quindi come fate a pensare che quello lì che avete oggi sia quello vero? Precetto, vai. Questo è il libro di Vangelo di Marco, capitolo 13, versetto 21. Allora se qualcuno vi dice, Cristo ecco qui, ecco là, non credeteci, perché sorgeranno falsi cristi e falsi profeti e faranno segni e prodigi per sedurre, se fosse possibile, anche gli eletti. Can. E questo è quello che è accaduto oggi. È accaduto attraverso le religioni, attraverso questi santi che le religioni vi proclamano. Questo santo che ha fatto questo miracolo, ah, questo santo gli è venuto le stimmate sulla mano, ah, e predicano il nome falso e satanico di Gesù Cristo, ok? Questo è quello là che fanno loro. Hanno fatto falsi prodigi, falsi profeti, questi preti, questi sacerdoti che vi predicano questa falsità. Questa cosa è ancora molto più profonda di questo, ok? Perché la parola, come ha spiegato il fratello, Cristo vuol dire un messia e vuol dire l'unto. Infatti se andate a vedere nell'antichità, prima di coronare un re, un salvatore che doveva guidare la città, lo ungevano prima, ok? E questo è quello che vuol dire uno che può salvare, ok? Uno che può portare avanti, ok? Il Messia di questa generazione che stiamo vivendo, a parte la Chiesa, come ha spiegato il fratello, sono anche i politici, ok? Giusto. Sono i così chiamati scienziati, ok? Perché cosa fanno? Si propongono di riuscire a risolvere i problemi del mondo, sì, okay? Con salvezza. Infatti ultimamente e li anche li definiscono anche come eroi. Bravo. Sono 2-3 giorni che guardo i giornali che usano per salvare il mondo. Salvare. Allora loro si mettono in posto di Yahweh Shai. Perciò non fate attenzione solo ai preti, ok, alle religioni, fate attenzione anche a questi qua. Forse anche, come dici tu oggi, sarebbe più importante spingere per farvi aprire gli occhi non solo sulle religioni, perché magari sulle religioni molti le hanno già messe in dubbio le religioni, ma proprio sul potere degli scienziati politici della società che ha preso questo posto qua, ha preso il posto di essere di proclamarsi stesso loro Dio. Mi viene in mente una scrittura, si trova nel secondo libro dei Tessalonicesi, a capitolo 2, che dice, a versetto 3, nessuno vi inganni in alcun modo, poiché quel giorno non verrà se prima non sia venuta l'apostasia e non sia stato manifestato l'uomo del peccato, il figlio della perdizione. Ok? L'avversario, colui che si innalza sopra tutto ciò che è chiamato Dio, ad oggetto di culto, fino al punto da porsi a sedere nel tempio di Dio, mostrando se stesso e proclamandosi Dio. Questo è l'avversario, Satana, Shatan, i satanisti, questa gente che è oggi al governo. Questo è il libro di Giobbe, capitolo 9, versetto 24. La terra è data in balia dei malvagi, egli vela gli occhi ai giudici di essa, se non è lui
chi è dunque? Quindi è chiaro che la terra è in balia dei malvagi, chi governano i malvagi. I malvagi vi stanno offrendo salvezza. Quindi aprite gli occhi, che non è la salvezza quella là è la morte. Infatti rimane un mistero, come dice il versetto. Dice che se non è lui, chi è? È una cosa che dobbiamo andare noi a cercare. Come dice lo stesso versetto, vela anche il volto dei giudici, dei veri giudici di questa terra, ok? Che sono gli israeliti. Infatti, per aggiungere, il fratello mi ha tirato fuori un precetto interessante. Sempre nel libro di Giobbe, capitolo 13, versetto 4. Questo è il libro di Giobbe, capitolo 13, versetto 4. Poiché voi siete inventori di menzogne, siete tutti quanti medici da nulla. Sempre riferito a questi che questi che governano, a questi che vi dicono che cosa fare, vi dicono come fare, come comportarvi, questi qua che vi stanno inculcando il loro pensiero e la loro energia di vita. Se volete tornare a vivere, se volete la normalità, fate questo, seguite i nostri consigli, seguite il nostro esempio, ok? E qua stai andando proprio... Tu sei un anticristo, cazzo. Colui che fa questo è un anticristo. Precetto. Perché vai contro, sei un avversario del Messia, sei. Precetto. Vai. Questo è il libro di Vangelo di Luca, capitolo 17, versetto 23. Dice, e vi si dirà, eccolo là, o eccolo qui. Non andate e non li seguite, perché come il lampo che balenando riprende da una estremità all'altra del cielo, così farà il figlio dell'uomo nel suo giorno. Ok, quando vi diranno ecco qui la salvezza, ecco lì, ecco qui, non seguiteli, ok? Giusto. Perché il figlio del padre Yahushai è pronto alla sua venuta e verrà tutto all'improvviso, ok? Se non sei pronto sarai preso. Ok, con la dannazione dei malvagi. Vai. Che cos'è? Il Messia cosa fa? Il Messia è il Salvatore. Quindi coloro che si proclamano salvatori al posto del Signore, cosa sono? Sono avversari del Signore, ok? Quindi automaticamente sono gli anticristi di cui si parla. Ok? Anti-Mashiach. Anti-Messia, vai. Versetto 24. No, ho già letto. Quindi se vi dicono eccolo nel deserto, versetto 26, se dunque vi dicono eccolo è nel deserto, non badate. Eccolo è nelle stanze interne, non lo credete. Ok? Cioè quando vi dicono andate in quel posto a farvi la puntura. È lì che è la salvezza. Andate lì, in quel posto a fare la salvezza. Ecco, non badate. Ecco, non lo credete. Se andate nelle stanze interne, non lo credete. Infatti, come il lampo esce dal levante e si vede fino a ponente, così sarà venuta la venuta del figlio dell'uomo, che è Yahweh Shah, e lui il nostro salvatore. Can. Quando parliamo di salvezza, aspettiamo esclusivamente lui. Infatti, il suo ritorno lo vedrà tutto il mondo, perché viene con la navicella padre. Ok, la sua navicella coprirà il sole, coprirà tutta la terra. Can. Ok? Perciò sarà impossibile non vederlo. Adesso qua arriva quello che dici tu. Versetto 28 dice, dovunque sarà il cadavere, lì si raduneranno le aquile. Versetto 29, subito dopo la tribolazione di questi giorni, dove ci stanno mettendo a dura prova con le restrizioni, che perdiamo il lavoro, che perdiamo tutto quello che abbiamo, quando subito dopo questa dura prova, il sole si oscurerà, la luna non darà più il suo splendore, le stelle cadranno dal cielo e le potenze dei cieli saranno scrollate. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo. Certo. Vai, questo è il libro di Isaia, capitolo 13, versetto 10. Poiché le stelle e le costellazioni del cielo non faranno più brillare la loro luce, il sole si oscurerà mentre sorge. La luna non farà più splendere il suo chiarore, ok? Io punirò il mondo per la sua malvagità e gli empi per la loro iniquità. Farò cessare l'alteriglia dei superbi e abbatterò l'arroganza dei tirani. Qua sai che mi viene in mente, sempre parlando di parole, che le parole del padre sono parole a doppio taglio. Can. Qua mi viene in mente sia
la venuta del Signore Yahweh Shai, che viene attraverso il così chiamato UFO dagli esseri umani, ma che sono le navi, sono i carri del Signore, stile come ha fatto vedere nel film Armageddon, sarà più grande della terra stessa, quindi quando arriverà oscurerà il sole. Ma sia mi viene in mente che in quel giorno, come dice, il sole si oscurerà. E chi sono i divinatori del sole? Sono i cristiani, i cattolici, che venerano e adorano nel giorno di domenica, Sunday o Sonntag. Loro sono, se ci fate caso, anche intorno alle loro madonne, hanno sempre questa ombreggiamento di sole. Comunque loro festeggiano il 25 dicembre la nascita del re sole. Ok? Oppure, come dice, la luna non darà più il suo splendore. E quando parla di luna sta parlando dell'Islam, perché il simbolo dell'Islam è la luna. E allora quando viene Yahweh Shai, viene a svergognare tutti questi che sono in queste religioni, cristiani, Islam e tutti quelli che vengono da questi rami. Perfetto. Okay? Questo è il libro di Gioele, capitolo 2, versetto 31. Il sole sarà cambiato in tenebre e la luna in sangue prima che venga il grande e terribile giorno del Signore Yahweh Shem Yahweh Shai. Chiunque invocherà il nome del Signore Yahweh Shem Yahweh Shai sarà salvato, poiché sul monte Sion e a Gerusalemme vi sarà salvezza, come ha detto il Signore Yahweh Shem Yahweh Shai. Così pure fra i superstiti che il Signore chiamerà. Perché non vi è altro nome sotto i cieli, su questa terra, se non quello di Yahweh Shai, per il quale possiamo essere salvati. E lui, quando verrà, come ha portato la conoscenza quando è venuto 2000 anni fa, quando tornerà ci svelerà, toglierà il velo che copre la faccia delle nazioni, come ci dice in Isaia 25:7. Lo prendo velocemente. Isaia 25:7 dice, parto dal versetto 6, dice: il Signore Yahweh Bashem Yahweh Shai degli eserciti preparerà per tutti i popoli su questo monte un convitto di cibi succulenti, un convitto di vini vecchi, di cibi pieni di midollo e vini. Questi sta parlando di tutti gli israeliti dispersi in tutti i popoli. Preparerà questo. Certo. E finisco. Versetto 7: distruggerà su quel monte il velo che copre la faccia di tutti i popoli e la coperta stesa sulle nazioni. Ok? Quindi distruggerà, toglierà questo velo che ricopre la faccia di questi malvagi, che sono dei lupi vestiti d'agnello, o di queste religioni che predicano falsità. E dice, il velo che copre tutte le nazioni, come abbiamo detto prima, perché cosa ha fatto Esaù appena è entrato in potere? Ha coperto il velo delle nazioni con nomi falsi. Ok, questo velo sarà tolto, tutti sapranno che lui è Al-Shashua, tutti sapranno che lui è Esaù. Ok? E tutti sapranno chi sono i veri figli di Israele. Che lui è il diavolo della terra, che è il martello del quale parla il profeta Isaia. Ok? Il martello della terra. Questo è il libro di Ezechiele 32, capitolo 32, versetto 7. Quando ti estinguerò, velerò i cieli e ne oscurerò le stelle, coprirò il sole di nuvole, la luna non darà la sua luce a causa di te, oscurerò tutti gli astri che splendono in cieli, estenderò le tenebre sul tuo paese, dice il Signore Yahweh Shem Yahweh Shai. Affliggerò il cuore di molti popoli quando farò giungere la notizia della tua rovina fra le nazioni, in paesi che tu non conosci. Questa è la venuta, ok? Questo è quel giorno che verrà. Ecco perché bisogna avere il timore del Padre, come abbiamo letto prima. Timore del Padre è l'inizio della sapienza. Coloro che non sanno cosa è capace di fare il Padre, coloro che sono ubriachi dalle filosofie di Babilonia, che Dio è tutto buono, Gesù è tutto, non riesce neanche a uccidere un muscerino, è uno che ama tutti. Oh, rimarrai proprio stupito quel giorno là. Questa mi viene in mente la parabola delle vergini e dell'olio, che l'olio è questa conoscenza, per l'olio per tenere accesa, quindi questa conoscenza per tenere acceso lo spirito in noi. Che senza questa conoscenza qua si finirà per essere distrutti insieme ai malvagi di questo mondo, ok? I due terzi del popolo di Israele finiranno per essere distrutti. E chissà noi se saremo chi sarà trovato e scritto nel libro della vita. Quindi dopo versetto 30, allora apparirà nel cielo il segno
del figlio dell'uomo? E allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole dal cielo con gran potenza e gloria. Questo è Yahweh Shai, come abbiamo spiegato prima, ok? Quando tornerà, tornerà in questi carri, ok? Come abbiamo sempre detto, i così chiamati UFO sono i carri del Padre, ok? Non sono i grey con la testa grande come i menzognatori, la, i medici da nulla, come inventori di menzogne, come dimostrano. Giusto. Questo è un precetto. Questo è il libro di Apocalisse, capitolo 1, versetto 7. Ecco, egli viene con le nuvole e ogni occhio lo vedrà. Lo vedranno quelli, anche quelli che lo trafissero, e tutte le tribù della terra faranno lamenti per lui. Sì, Aman. Viene con le nuvole. Che cosa sono le nuvole? Quando la scrittura ci dice, ecco, egli viene con le nuvole. Anzi, prendiamo... No, pensano che è Goku. Pensano bene sulla nuvola Speedy. Goku. E qui, questo versetto vi fa capire anche della reincarnazione, perché dice che egli che lo trafissero, lo vedranno anche, ok? Perciò tutti quei spiriti malvagi di quei tempi sono qui anche oggi che stanno opponendo alla verità, ok? Stanno facendo quello che sanno fare di più, ok? Essere alleati con i malvagi e spingere via i giusti, ok? Andiamo. Sì, perché ve lo diciamo, nella scrittura c'è scritto che cosa sono le nuvole per l'Altissimo, per Yahweh Shai. Si trova nel libro dei Salmi, a capitolo 104, versetto 3, dice: egli costruisce le sue stanze sulle acque, fa delle nuvole il suo carro, avanza sulle ali del vento. Okay? Fa delle nuvole il suo carro. Cosa abbiamo letto sul libro di Proverbi, capitolo 1, ok? Questo libro è dato per capire dei detti oscuri, ok? Questi sono detti sensati che non tutti possono capire. Se il Padre non lavora con te, se non ti è dato lo Spirito Santo, la Ruach HaKodesh, per comprendere questo, soprattutto se non fai parte della casa di Yashar Allah, questa roba non la puoi capire, ok? La legge penserai che è Goku. Questo è un messaggio che è destinato solo agli eletti della casa di Israele, ma come ci ha detto il Signore nel Vangelo di Matteo, al capitolo 13, al versetto 10, dove dice: allora i discepoli si avvicinarono e gli dissero: perché parli loro in parabole? Egli rispose loro: perché a voi è dato di conoscere il mistero del Regno dei Cieli, ma a loro non è dato. Precetto, questo è il libro di Isaia, capitolo 45, versetto 4. Per amore di Giacobbe, mio servo, e di Israele, mio eletto, io ti ho chiamato per nome, ti ho designato, sebbene non mi conoscessi, ok? Se non fai parte prima di tutto della casa di Yashar Allah, Israele, se il padre non fai parte dei suoi eletti, questa verità non la puoi comprendere. Leggerai sempre questo libro come un libro di storia, come qualunque libro, ma questo libro contiene la vita, contiene il futuro, il passato e tutto. Lo prenderai sempre come nulla se il padre non dimora con te, ok? Questo è un libro dove c'è scritto chiaramente Antico Testamento, Nuovo Testamento. Un testamento, che cos'è un testamento? Un testamento è un'eredità che ti viene lasciata. E questo testamento, però, il testamento è scritto, cioè questa eredità viene quando su questa terra qua lasciano un testamento. Chi lascia un testamento dice questo, che la sua eredità è per nome e cognome, mette nome e cognome scritte su questo, per chi è testamento. È lo stesso per chi è scritto nel libro della vita. Per chi deve ereditare il regno che verrà. Questo testamento, questa eredità è per gli eletti della casa di Israele, ok? Come dice la scrittura, per l'eletto della casa di Israele, questo testamento, questa eredità, questa conoscenza, questa verità. Quindi nessuno può accettare, se non è scritto nel libro della vita, che l'immagine che oggi ci hanno dato le chiese, e il nome che ci hanno dato le chiese, è l'immagine di Cesare Borgia, figlia di Papa Alessandro VI, è il nome che ci hanno dato, è un nome greco, che è un'allusione a Zeus, a una divinità greca. Non puoi accettarlo se tu non sei iscritto, ok? E non puoi accettare che nella Bibbia il Signore è descritto di colore negro, braccia e gambe colore bronzo bruciato, capelli bianchi come lana, barba bianca. Nella scrittura c'è scritto, non me lo sto inventando io. E che il suo nome... Vai a... Per coloro che non possono vedere e capire queste cose, perché hanno un libro davanti, leggono e vedono tutto altro, ok? Non è colpa loro, perché il Padre li ha...
li ha cercato appostamente. Questo è il libro di Romani, capitolo 11, versetto 7, che dunque quello che Israele cerca non l'ha ottenuto, mentre lo ha ottenuto gli eletti e gli altri sono stati induriti, come è scritto. Dio ha dato loro uno spirito di torpore, occhi per non vedere e orecchie per non udire fino a questo giorno qui. Perciò coloro che aprono la Bibbia e leggono dal libro di Apocalisse capitolo 1, 13 a 15, che il Salvatore è di colore bronzo come ho il colore, con i capelli ricci come lana, come ce l'hanno solamente i negri, ok? E dicono che è della tribù di Giuda, ok? La nazione degli ebrei, e hanno dato un nome greco. Coloro che non lo possono vedere è perché il padre gli ha chiuso gli occhi e le orecchie. Prego. Come mai questo? Cioè, non capisco il senso. Stiamo portando la verità della Bibbia, la verità delle scritture. Sì, ho capito, ma non... Cioè... Qual è la tua domanda? È un pochino più metaforica. Tu, prima di tutto... Perché concentrate sul colore della pelle di Gesù? No, la prima cosa che ci concentriamo è il nome. Tu come ti chiami? Tu quando vai in una nazione straniera, il tuo nome qual è? Luca. Ok. Tu credi nella Bibbia? Ok. Adesso ti leggo la Bibbia e vediamo se credi davvero. Quindi Luca, hai risposto. Non mi è chiaro il perché vi state concentrando. Hai risposto, Luca, alla mia domanda. Tu quando vai in una nazione straniera, il tuo nome è Luca, giusto? Sì, certo. Il Signore dove è nato? Il Signore è figlio dell'Altissimo. Dove è nato? In Israele, giusto? Sì. Il suo nome è ebraico. Sì. Corretto? Perché l'hanno cambiato? Io sono Lucas in Spagna. No, tu quando vai in Spagna ti presenti, io sono Luca, e ti chiamano Luca, giusto? No, ho capito. Vai in Inghilterra, in America, my name is Luca, ti chiameranno Luca, non ti chiamano Luke, non ti chiamano Lucas in Spagna, ti chiamano Luca. Se vai in Cina ti chiameranno Luca. Il tuo nome non cambia in azione, come non cambia il tuo nome, così non cambia il nome del Signore. Allora, il motivo perché siamo qui a predicare queste cose è per fare vedere al mondo che sono stati ingannati da tempo a tempo. E bisogna svegliarsi e venire fuori da questi inganni, ok? Perché quando torna il vero Messia, ok? Non è uno amorevole proprio come la Chiesa dice. Non viene ad abbracciare e dare con caramelle. Coloro che hanno fatto il suo lavoro, che hanno cercato di trovare la verità, perché non siamo mandati qui solamente per vivere. Siamo mandati qui per trovare la verità, ok? Prendi lì il libro di Timoteo, secondo Timoteo. Capitolo 2, versetto 16, che questo fa parte del nostro lavoro. Non siamo qui per vivere e guadagnare più soldi. Noi non siamo di nessuna religione, siamo il popolo di cui parla la Bibbia, e questo è quello che fa la differenza. Siamo il vero popolo di Israele. Il popolo di Israele ad oggi, secondo la Sacra Scrittura, sono i così chiamati negri, latini, taino, indios e nativi indiani d'America. Oppure come noi che siamo qua nati in Italia, dal sud Italia, oppure Venezia, il Moro di Venezia, i Mori, sai la bandiera della Sardegna, i quattro Mori? Sono una tribù di Giuda loro, sono la tribù di Israele. E devi capire che questo periodo di cui sta parlando del Medioevo, che si chiama anche il tempo oscuro. Devi sapere che i così chiamati Mori, come me, hanno governato per più di 1000 anni in Europa, ok? Se non sai queste cose qui, tu a scuola non ce la insegnano questa storia. Fai fatica a capire questa verità. Perché i veri figli di Israele sono stati sparsi dappertutto, portati in schiavitù. Poi sai, la Bibbia non parla di religioni, le religioni non sono bibliche. Se tu leggi la Bibbia vedi proprio che le religioni sono in contrasto con le scritture. Infatti secondo Timoteo capitolo 2 versetto 15 che ci dice: studiati di presentare te stesso davanti a Dio come un uomo approvato, un operaio che non abbia che vergognarsi, che dispensi rettamente la parola della verità, cioè che tagli rettamente la parola della verità. Quindi quando ti dicono in chiesa, in una religione, ti dicono il Signore si chiama Gesù. Come si chiama Gesù? Devi pensare. Cioè, è ebreo israelita. Qual è il suo nome ebreo israelita? Oppure vai a vedere le origini del nome Gesù. Gesù viene dal latino Jesus, dal greco Iesous, è un'allusione a Zeus. Ma addirittura è il diavolo. Sì, il diavolo. Allora, per farti una piccola parentesi, il diavolo che ti ha insegnato la chiesa, sai, quell'omino rosso con le corna, quella là non esiste, quello lì. Diavolo è una parola greca, diablos, che significa ingannatore. Quindi questo è un ingannatore, ok? Questo è un inganno. Le religioni vi hanno portato una menzogna, vi hanno raccontato un'altra storia, hanno mutato la verità in menzogna. Io sono per la libera espressione di pensare e dire quello che volete. Quindi se volevi conoscere, questa è la verità.
te l'accetti bene, se no. Ti leggo qualcosa dai, velocemente prima che vai via, ok? Sì. Questo è il libro di Secondo Corinzi, capitolo 11, versetto 14, se lo vuoi prendere tu. Secondo Corinzi? Sì. Ok. 11:14. Non c'è da meravigliarsene, perché anche Satana si traveste da angelo di luce. Ok. Poi dopo fai i tuoi calcoli, perché la Bibbia stesso dice che la strada larga, ok? Prendili nel libro di Matteo, sì, sì, sì. La strada larga. Ok, la strada larga porta alla distruzione, ok? La strada dove vanno tutta la folla. E molti sono quelli che la prendono. Molti sono quelli che la prendono. La strada stretta che troveranno pochi è quella che conduce alla vita eterna. Sei libero della tua scelta. Perché la vita eterna deve essere per pochi? Siamo un po' una distinzione. Vedi? Sì. Infatti la Bibbia dice, what's that scripture say, this life was created for many people and the rest completed for more. Secondo libro di Esdra. Sì. Ok? Questa vita, la Bibbia stessa te lo dice, che questa vita è stato creato per molti, ma quello ad avvenire è creato per pochi. Prendetelo, secondo Esdra. Secondo Esdra capitolo, ci leggiamo velocemente, sì, vai via. Secondo Esdra capitolo 8, vai. 8:1. Dice: l'Altissimo ha creato questo mondo per molti, quello a venire per pochi, perché i molti che hanno vissuto in questo mondo qua l'hanno rovinato. Ragazzi, l'aria è inquinata, le terre sono inquinate, il mare è inquinato, la terra sta morendo. E dovete capire che questi scienziati, i documentari, il pianeta Terra sta morendo. Quindi per questo i morti moriranno. Stiamo rileggendo la Bibbia, e fatalità quando vai in chiesa non ti fanno sapere queste cose qui, perché cercano di ingannarvi. No, in chiesa ti dicono Dio ti ama e ti fanno sentire a posto con la tua coscienza e tu continui a fare facciamo le nostre merdate, continuiamo a peccare e a non interessarci a cosa serve il Signore. Dunque, quindi, se volete guardare questi insegnamenti, poi fate le vostre scelte. Noi non siamo qui a convincere nessuno, il Padre che sceglie le persone, ok? Se volete abbiamo un canale YouTube dove mettiamo insegnamenti della Bibbia proprio com'è. Se vi interessa, perché questo è quello che condurrà alla vita. Sapete che sta arrivando una distruzione bruttissima su questa terra? Sapete che i così chiamati UFO sono gli angeli del Padre? Sapete questo? Che è scritto in tutta la Bibbia. Sapete, sai che questo significa la parola Elohim? C'erano qua ancora prima di noi. No, Elohim è un ebraico sbagliato, sì, ok? So, perché non so, esiste il vocabolario E nell'ebraico. La parola giusta sarebbe Alahayam, vuol dire i poteri, hai capito? Vedi, dovete venire fuori da queste cose, studiare per essere approvati davanti a Dio, come ha letto il fratello prima, perché sta arrivando una distruzione. Una distruzione attraverso le bombe nucleari e i laser concentrati dai così chiamati cari del UFO, hai capito? Vabbè. Ok. Coloro che hanno il segno del Padre, che conoscono il suo vero nome, che non vanno dietro alle menzogne, saranno salvati. Saremo presi su questi cari qui. Sembra tutto un film, ma vedremo. Vabbè. Dai. Mandò una seconda volta se altri servizi su YouTube, abbiamo il canale. Come si chiama? GMS Italia. GMS. Scrivi e ti faccio vedere. GMS. Questo è Matteo 22:5, dice: mandò una seconda volta altri servi dicendo che facciamo diverse lezioni e invitandoli alle nozze. Sulla playlist ne sono diversi video per la spiegazione del libro di Apocalisse, che parla della prima, seconda, terza guerra mondiale, per la storia, il libro di Daniele che parla di tutto. Qua quando tu dici che devi andare mi viene in mente in questo versetto dove dice: quando noi stiamo invitando alla conoscenza, ma quelli non curando se ne andarono, chi al suo campo, chi al suo commercio. Ah, capito? Non hai il commercio, sei che sono vivo. Tu ti sei hai preso il marchio. Ti sei preso il sì. No. Quello là è se non vuoi continuare a lavorare dovrai prenderlo. Tra un mesetto sarà obbligatorio, sì, al lavoro. La Bibbia parla di questo. Quindi okay? È una profezia quella là. È il marchio, sai? È scritto qui dentro. Va bene, ragazzi. Vi auguro il meglio. Siete le brave persone. Ciao. Bene, tornando al libro di Matteo. Vai. Versetto 30. Allora apparirà nel cielo. Scusami, è di dove?
Matteo 24, versetto 30. Vai. Allora apparirà nel cielo il segno del figlio dell'uomo, e allora tutte le tribù della terra faranno cordoglio e vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nuvole dal cielo con grande potenza e gloria, e manderà i suoi angeli con gran suono di tromba per riunire i suoi eletti dai quattro venti, da un capo all'altro dei cieli. E questo quando Yahweh Shai tornerà, prima che avverrà proprio la completa distruzione del pianeta Terra, manderà i suoi angeli a prendere gli eletti, e infatti la salvezza verrà attraverso i carri. Infatti dicevamo prima che il padre distruggerà questo regno che è attraverso il fuoco, che è un agente purificante. Questo è il libro di Ezechiele, capitolo 33, versetto 22. Perciò di alla casa di Israele, così parla il Signore Yahweh Hashem Yahoshai: io agisco così non a causa di voi, o casa di Israele, ma per amore del mio nome santo che voi avete profanato fra le nazioni dove siete andati. Okay? Il padre porta il suo giudizio perché abbiamo profanato il suo nome. Infatti c'è scritto qui, quando spiegavamo al fratello, ai ragazzi là, che questo nome che ci hanno dato non sono i nomi giusti, ok? Veniamo puniti, ok? Perciò di alla casa di Israele, così parla il Signore Yahweh Hashem Yahoshai: io agisco così non a causa di voi, o casa di Israele, ma per l'amore del mio nome santo che voi avete profanato fra le nazioni dove siete andati. Io santificherò il mio gran nome che è stato profanato fra le nazioni in mezzo alle quali voi lo avete profanato, e le nazioni conosceranno che io sono il Signore Yahweh Hashem Yahoshai. Vai. Cosa dici? Non credo che riusciremo. No, abbiamo finito quasi qua. Quindi versetto 32 dice: imparate dal figo questa. Quasi. Sì, sì, questo pezzettino qua. Sì, sì. Poi dopo chiudiamo. Sì. Imparate dal figo questa similitudine. Quando già i suoi rami si fanno teneri e mettono le foglie, voi sapete che l'estate è vicina. Così anche voi, quando vedrete tutte queste cose, sappiate che egli è vicino, proprio alle porte. È vicino, Yahweh Shai è vicino. Possiamo alle dire porte. Che è vicino, perché tutte queste cose di cui abbiamo parlato dall'inizio, dalla settimana scorsa, si sono manifestate. Tutti manifestati. Okay. Le ultime due profezie che stiamo aspettando sono l'ufficializzazione del marchio, che è il microchip, e la terza guerra mondiale. Queste sono le ultime due profezie. Ma no, che... ma una volta che ufficializzano quello, tutto il resto parte subito. Sì, sì, sarà tutto velocissimo, non è che ci vogliono anni. No, per no, voi. Ma partono subito, perché il padre non lascerà che i suoi vanno in giro per un anno con il marchio dentro. Hai capito? Poi se vuoi chiudere. Chiudiamo con questo, con gli ultimi due versetti di questo paragrafo. Versetto 34 dice: io vi dico in verità che questa generazione non passerà prima che tutte queste cose siano avvenute. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Abbiamo sempre detto, ribadito sull'importanza delle parole del padre Yahweh Hashem Yahoshai. La gente lo prendono per nulla, ma queste parole non... queste parole rimarranno, ok? Il padre è legato alle sue parole, ok? Non è un uomo che dice cose e non lo fa, ok? Ecco perché dice, anche questo è il libro di Marco, capitolo 13, versetto 31, che dice la stessa cosa: il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto a quel giorno o a quell'ora nessuno li sa, neppure gli angeli del cielo, neppure il figlio, ma solo il padre. State in guardia, vegliate, poiché non sapete quando sarà quel momento. Detto questo è il tempo, ormai i tempi sono abbreviati, il tempo è giunto, non c'è più tempo per pensare agli affari nostri, non c'è più tempo per essere distratti, come ci ha insegnato e comandato Yahweh Shai: siate svegli, siate vigili per l'ora del mio ritorno. Beato il servo che quando io tornerò si farà trovare pronto. Beh, detto questo, speriamo che questa lezione è stata edificante, ok? Vogliamo dare tutti i lodi dovuto al Padre. Yahweh Bashem, Yahweh Shai Bashem, Kakudash.
I nostri doppi onori agli apostoli e anziani della Great Millstone GMS che ci hanno insegnato questa verità. Pace e saluti agli eletti della casa di Yashar Allah, sparsi nei quattro punti della terra rischiando la propria vita, facendo questo lavoro in questi ultimi giorni. State saldi e fedeli che la salvezza è vicino. Alla prossima, Shalom. Shalom.